Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi un maxi haul beauty abbigliamento di tutti i miei acquisti con i saldi e presaldi. Quindi sarà un po' un mix tra tutte le novità che ho ricevuto e acquistato nell'ultimo periodo. Naturalmente tutti i prodotti di abbigliamento che vi farò vedere, ho deciso insomma di farveli vedere indossati. Allora, come prima cosa iniziamo da alcuni prodotti beauty che ho ricevuto da Garnier. Sono stata davvero molto contenta di poter testare la Garnier Fructis Aloe Vera, ossia tutta questa linea appunto di Garnier, come è riportato su questa cartolina a base di aloe vera. E nel pacchetto ho trovato l'Aloe Vera Hair Dry Cream, ossia questa crema per capelli senza risciacquo, l'Aloe Vera Hydra Bomb Balsamo Fortificante. Questi prodotti li testerò sia su capelli secchi, che sono i miei, sia su capelli grassi, che sono quelli del patatone, perché ho notato che li sta abbastanza apprezzando. E mi sto rendendo conto che lo shampoo, cioè siamo quasi a metà in pochissimi giorni, mi sto preoccupando più che altro perché credo che al patatone stia piacendo veramente. Lui infatti tende a farsi lo shampoo tutti i giorni. E naturalmente abbiamo anche la maschera che, vabbè, già ve lo dico, la adoro, perché già sapevo prima che l'avrei adorata, perché ho già provato quella rossa e mi era piaciuta molto. Piccola pausa dai prodotti beauty per farvi vedere che ho ricevuto un pacchettino anche dalla LaLab con all'interno delle foto formato vintage e sono precisamente 36. Sono arrivate in questa confezione bellissima e io ho deciso di far stampare, come potete vedere, delle foto del mio matrimonio e sono davvero contentissima perché, come sempre, hanno una qualità molto alta e prezzi davvero convenienti. Vi lascio poi comunque tutti i link e il codice sconto per acquistare o dare un'occhiata al sito nell'info box. Poi, ragazze, allora ho ricevuto un pacchettino inaspettato. In realtà, quando ho letto la mail, neanche ci credevo, da Focallure. Non so se conoscete Focallure, ma è un'azienda che produce per lo più make-up in Oriente, quindi in Cina, ma a differenza di tantissime altre aziende, ci tengono a precisare sempre che comunque producono prodotti cruelty free, quindi non testano assolutamente su animali. Tra i loro simbolini, vedete, c'è sempre quello del coniglietto. Allora, io ho scelto tra il loro assortimento ben 5 prodotti. In realtà, due li avete già visti all'azione in un video che vi lascio qui nelle schede, in cui ho provato con voi. Questa Mega Palette, che è praticamente la Endless Possibilities Palette, e è fantastica, cioè ragazzi, ha una qualità pazzesca. Io la sto utilizzando abbastanza, ha tantissime combinazioni di colori. L'unica cosa è che i colori brillantinati e scuri si vedono molto. Questi chiari, secondo me, fanno un po' più fatica, si vedono un pochettino meno. È abbastanza grande come palette, vabbè, logicamente per contenere tutte queste cialde. Ha un PAO di 24 mesi e totalmente contiene 30 eyeshadow, quindi 30 cialdine. 39 grammi di prodotto totale e ogni cialdina ha 1,38 grammi. Ho scelto poi questa palettina qui che si chiama 12 Color Palette So Hot, The So Hot Collection Focallure. Questo è il packaging esterno, davvero molto, molto curato. Contiene appunto 12 eyeshadow. Poi comunque vi lascio nell'info box tutti i link a tutte le palette, così potete guardarle anche meglio e vedere bene i prezzi. Comunque già vi dico che sicuramente tutte queste palette, che le trovate spessissimo anche scontate, hanno un prezzo inferiore di 5-10 euro. Comunque la palette all'interno è in questo modo, ha anche, vedete, il pennellino. Questa devo dirvi che l'ho utilizzata un pochettino di meno, perché l'ho presa, diciamo, per portarla soprattutto in vacanza. Sapete, sono stata qualche giorno in vacanza a giugno, l'ho utilizzata pochissimo, però devo dirvi che i colori, questi power, sono davvero bellissimi. Abbiamo poi due palette che ho deciso di provare perché sono dupe di palette molto molto famose. In primis abbiamo la We Care You Favorites 18 Shades Full Function Palette
e questo è il packaging esterno e vi dico già che è la numero 01 Bright Luxe. Questa palette credo sia abbastanza famosa, tantissime ragazze ne parlano soprattutto su Facebook, perché è il dupe della palette di Huda Beauty, quella che però adesso non è più in commercio, ha veramente gli stessi colori, soprattutto questo rosa è molto simile e anche tutti i colori shimmer. Questa sinceramente non ho avuto ancora l'occasione di provarla, comunque i colori, vi faccio degli swatch al volo, sono davvero molto molto pigmentati già appunto dalla prima passata, e ho visto che comunque la qualità di questi ombretti, ma di questa palette come di tutte le altre di cui vi ho parlato finora, è la stessa, medio alta devo dirvi, soprattutto si sfumano con facilità. Ed infine l'ultima palette che ho deciso di provare di Focalure è la Sunrise Impressionism 16 Pane Shadow Palette. Questa praticamente è il dupe della palette sempre di Huda Beauty. Sto provando anche questa e devo dirvi che mi sto trovando davvero molto bene. Comunque devo dirvi che la Sunrise e la So Hot, questa piccolina, sono finora le palette che mi sono piaciute maggiormente. E anche la Sunrise, devo dirvi che è un dupe davvero molto simile, forse ancora più simile rispetto alla palette precedente. Questa contiene 16 cialdine, ha un PAO di 24 mesi e naturalmente, come ogni palette di cui vi ho parlato finora, ha il packaging esterno in cartone. Sempre di Focalure, sto poi anche provando in questi giorni, ma questo già l'avete visto all'azione in un video, è una tinta labbra, un matte lips, questo è il numero 07 Chestnut ed è un marrone bellissimo sulle labbra, soprattutto sulle mie labbra, diventa ancora più scuro e dà un effetto ancora più elegante, ha un profumo abbastanza buona e la durata anche medio alta, se si mangia e si beve naturalmente tende un pochettino a svanire. Come ogni mese, proprio l'altro ieri ho ricevuto la My Beauty Box di giugno, che ragazze è davvero molto molto carina. Naturalmente tutto il contenuto era messo nella famosa box rossa e poi ho trovato questo bellissimo, e dico bellissimo, sacchettino con all'interno tutti i prodotti. Il nome della box di questo mese, come potete vedere, è Splash. Ha un valore di 53 euro e contiene prodotti dei marchi Hawaiiana Tropic, Clinica Cosmetics, La Vera, Bioderma, Merci Handy, Debbie e Novex. Per prima cosa sono stata contentissima di ricevere questa crema corpo Moisturizing Basic Sensitive di La Vera Green Hydro Complex, ed è praticamente a base di aloe vera e jojoba. È una crema idratante per pelle normale e mista. Naturalmente, come tutti i prodotti La Vera, è made in Germany, vegana e ha un inci ottimo. Oh, questo prodotto non vedevo l'ora di usarlo, anche perché ho letto davvero tantissime critiche da una parte e recensioni positive dall'altra. Del marchio Orinica Cosmetics abbiamo l'All-in-One Cream Attitude Refill. Orinica Cosmetics dovrebbe essere appunto un marchio che produce make up con buon inci. Abbiamo praticamente questa cialdina refill, quindi da mettere nelle palette magnetiche, che può essere utilizzata, ho letto, sia come blush, quindi sulle guance, che naturalmente come rossetto sulle labbra. Voglio fare un attimo uno swatch per vedere, wow, ha una consistenza forse più adatta a un rossetto, e voglio vedere se si sfuma anche molto bene, quindi secondo me può essere utilizzato anche come blush. Comunque vi farò sempre sapere nei prossimi video, se siete incuriosite, se naturalmente è un prodotto che vale la pena o meno. Di Merci Handy ho trovato poi questo Clean Deodorant Nemeis, che non contiene alluminio, parabeni e neanche alcol. Ha un profumo fresco buonissimo ed è uno di questi deodoranti ottimi, soprattutto in questo periodo naturalmente, in stick. Poi abbiamo una protezione solare della Hawaiian Tropic Latte Solare SPF 30 protezione alta. Sembra davvero piccolino, ma contiene 100 ml di prodotto, ha un PAO come sempre di 12 mesi
e sto leggendo che ha un inci non troppo buono, perché naturalmente oltre a contenere i classici filtri chimici, fisici, eccetera, contiene anche dimeticone. La profumazione è molto estiva e molto buona. Di Bioderma comunque troviamo l'Hydra Bio Serum per pelli sensibili e molto disidratate, quindi questo è perfetto per me. Del marchio Novex abbiamo il The Powerful, che non contiene parabeni, petrolati, siliconi e solfati, grandissimi. Di Novex in passato avevo provato già una maschera per capelli, credo che questa sia anche questa una maschera, che aveva un inci fatto benissimo. In questo caso devo dirvi che ci siamo assolutamente, contiene tantissimi estratti naturali, forse alcol e profumo un po' in alta posizione. La confezione contiene 100 ml. La profumazione è buonissima e assomiglia un pochettino, proprio così annusandola, al profumo di Guerlain, la Petite Robe Noire. Però ragazze, cioè, può essere magari una mia impressione. Poi ho trovato un eyeliner di Debbie, è il 100% Precision Eyeliner Pen, nero intenso. Wow, ha questo, diciamo, scovolino, se si può chiamare, questo applicatore, ecco, con una pallina piccolissima. Io non sono grande amante dell'eyeliner, però magari si può provare anche questo prodotto. Devo dirvi che sono stata molto soddisfatta di questa box e comunque vi lascio anche il codice sconto del 15% per tutti gli abbonamenti, appunto, sul sito ufficiale My Beauty Box. Allora, proseguiamo ancora con gli acquisti beauty. Questo prodotto già l'avete visto su Instagram. Qualche giorno fa c'è stata la promozione del 30% di sconto su tutta la profumeria nei negozi OVS. Io quindi ho approfittato e mi sono presa una nuova palette di Make Up Revolution Reloaded, e nello specifico è la Visionary. L'ho presa perché lo so che non è proprio identica, molti colori sicuramente non saranno uguali, o mi sembra molto simile alla palette di Anastasia Beverly Hills Norvina. Comunque io non adoro moltissimo i viola, però mi sembra che ci sia un bel mix di shade. Ah, e l'ho pagata 3,49 € anziché 4,99 €. Poi qui abbiamo due pacchetti, Beauty Bay e Sephora. Iniziamo dai da Beauty Bay. Allora, qui ho trovato dei presaldi, diciamo, e quindi ho acquistato ben due prodotti, tutti e due di un marchio che sono curiosissima di provare, ma che già sto notando che forse per ora, per il periodo di gravidanza e per l'estate, voglio un attimo non provare ma iniziare in inverno, ecco. Ho preso infatti due prodotti di The Ordinary e sono praticamente la Natural Moisturizing Factor più HA Surface Hydration Formula. Questa praticamente è una crema viso, naturalmente è una crema idratante, è ricca di ingredienti naturali, lipidi e acido ialuronico. Io ragazze ho già provato questa cremina che contiene 30 ml di prodotto, è un po' di 12 mesi, ma devo dirvi che non è stata un granché, perché mi ha fatto uscire qualche brufolettino qui. Però secondo me è proprio per questo periodo un po' particolare, poi l'acido ialuronico in estate, preferisco troppo non metterlo. Ho preso infatti il 100% Organic Cold Pressed Borage Seed Oil, cioè l'olio di borragine, addirittura è bio, non l'ho mai utilizzato per ora. Il profumo non mi piace moltissimo e contiene 30 ml di prodotto. Ho fatto poi un ordine Sephora approfittando del 20% di sconto e ho acquistato questa palettina di correttori di Zoeva, è la Concealer Spectrum, davvero molto bella, è ossia una palette che contiene varie cialdine con varie colorazioni di correttori. Devo dirvi che ha un inci fatto molto molto bene. La palette, scusate, è un po' sporca perché la sto utilizzando tutti i giorni da quando mi è arrivata. Si presenta in questo modo, è molto molto elegante, credo che il packaging sia in cartone.
anche l'interno mi piace moltissimo e contiene queste 9 cialde di correttore. Diciamo che io, avendo adesso delle occhiaie un po' particolari, diverse da quando naturalmente non ero in gravidanza, non sapevo bene quale tonalità di correttore prendere. Quindi ho deciso di prendere questa palette perché posso mixare un po' tutte le cialdine. Naturalmente fatemi sapere anche voi se vi è piaciuta come palette. Io comunque ho visto che su Sephora aveva delle buone votazioni e dei buoni commenti, ecco. E poi ho preso un prodotto che volevo provare da tantissimo, ossia il Glam Glow Glow Setter Makeup Setting Spray. Anche questo ha un inci ottimo e ho preso la confezione più piccolina. Ho preferito non prendere quella grande perché ho paura che questo prodotto non mi piaccia. Non l'ho mai provato, quindi non so bene cosa dirvi. Ho sentito recensioni molto molto positive, anzi adesso mi rinfresco e lo provo con voi. Ha un profumo buonissimo, di sembra cioccolato bianco cocco. Passiamo quindi ora a tutti, diciamo, i saldi di oggi al centro commerciale, cioè di proprio pochi minuti fa. Sono infatti rientrata e ho fatto subito il video. Da The Zenith ho preso un paio di slip, un paio di mutandine proprio semplici, normali, con pochissimo pizzo. Le ho pagate 3,95 euro anziché 7,99 euro. Poi da Tacco Fashion, nonostante la busta sia enorme, ho preso due cose. Primo, questo reggiseno, che ragazzi lo so che non è un granché, soprattutto da far vedere. Infine, ultimo prodotto che ho acquistato è questo set mollettine super mega giganti, spero si vedano. E erano praticamente appunto in questa confezione, pagati 1,99 euro. Ultimo prodotto, che in realtà è stato un regalo del patatone, mi ha regalato questa maglia, cioè ragazzi io mi vergogno tantissimo, davvero molto molto bella. Lui mi ha fatto scegliere solamente il colore e ho preso praticamente una delle più grandi che ci siano, con il bambino qui davanti. Se può interessarvi, la presa su Wish. Comunque con questo è tutto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!